Consigliere Ialacqua, avevo visto prima il consigliere Ialacqua. Ah. Prego. Prego. Sì, grazie. Parzialmente mi ricollego a quanto detto e condivido dal consigliere Massari. Vorrei partire dalla considerazione che non abbiamo ricordato che però questo sistema di tassazione triplice, la IUC, che comprende quindi tre diverse tasse, rientra nell'ambito di una manovra, diciamo così, di fiscalità locale avviata dal nostro Stato già da qualche anno e ora ha preso le forme appunto dell'IUC. Calano i trasferimenti dallo Stato ai singoli comuni perché deve crescere la percentuale di capacità di autonomia dei singoli stessi comuni. Abbiamo visto che in questi anni questo tipo di intervento ha determinato numerosi problemi su tutte le finanze dei comuni italiani. Anzi, ricorderei che da qualche mese appena siamo usciti dal pericolo che decine e decine di comuni siciliani uscissero con dei bilanci di rendiconto in negativo perché tardava la regione a fare il suo ultimo trasferimento. Le notizie di questi giorni sono che probabilmente circa 180 comuni italiani a breve dichiareranno il proprio stato di dissesto. Se a questo aggiungiamo il fatto che quanto prima noi avremo anche una forte trasformazione del sistema di finanza degli enti locali, cioè più verso cassa che non verso trasferimenti, noi ci rendiamo conto che da qui a non poco tutti i comuni italiani verseranno in condizioni veramente precarie. Dico questo per ricordare a tutti che questa odiosa tassazione locale rientra però nell'ambito di una nuova logica che i comuni devono assumere, che è quello di raggiungere la maggior percentuale possibile di autonomia finanziaria in questo senso. Non si potrà più fare affidamenti a trasferimenti ordinari, straordinari, di entità adeguata da parte dello Stato e delle regioni. Il nostro comune, secondo i dati che ricavo dalla piattaforma Open Bilanci, credo però, assessore Martorana, forse sono relativi al 2012, bisognerà fare un calcolo sul bilancio 2014, ma pare che il nostro comune, tra i comuni tra 50.000 e 200.000 abitanti, si assesti su un 65% di autonomia impositiva, diciamo finanziaria, e quindi al 111esimo posto. Questo per dire onestamente che è vero, abbiamo avuto già una manovra impositiva locale di un certo peso l'anno scorso, però nell'economia nazionale da questo punto di vista il nostro comune non è che svetti per eccesso di tassazione. Quest'anno abbiamo la fortuna di analizzare questi regolamenti contestualmente al bilancio di previsione 2014. L'anno scorso, diciamo, questa fortuna non l'abbiamo avuto. Quindi io su questo mi concentrerei. Non vorrei anticipare e scantonare, quindi, anticipare troppe riflessioni che faremo poi nella discussione del bilancio 2014, però i documenti vanno letti in sincrono, diciamo così. E quindi il problema che si pone è il comune di Ragusa, nell'ambito, diciamo, del rispetto dell'equilibrio del proprio bilancio, nell'ambito del potenziamento della propria autonomia impositiva, si può permettere di rinunciare totalmente al gettito della TASI? Mi rendo conto che è un'argomentazione impopolare e noto anche en passant che questo assessore è un argomento e finora non è stato toccato da nessun consigliere delle opposizioni. Probabilmente ciò segna sicuramente un punto inattivo alla vostra amministrazione, perché si tratta di una misura certamente di favore popolare che potete incassare quindi a vostro merito, ed è anche abbastanza difficile contrastarla. Tuttavia mi domando, gli equilibri di questo comune consentono di rinunciare totalmente, come stiamo facendo, alla TASI? Sembrerebbe di sì, ma in virtù di che cosa? A mio avviso di un'entrata assolutamente straordinaria,
che è quella delle royalties di quest'anno, entrata assolutamente straordinaria e probabilmente nemmeno ripetibile il prossimo anno, come già abbiamo avuto modo di leggere da certe intenzioni del governo Crocetta, entrata che ha consentito di poter pareggiare in qualche modo il bilancio, cioè di riprodurre quell'equilibrio che, a seguito ancora una volta della mancanza di trasferimenti centrali di un certo peso, equilibrio poteva essere messo in discussione. Invece di ricorrere quindi a un incremento della nostra capacità impositiva data dalla somma delle tre tasse, noi decidiamo di rinunciare alla TASI perché abbiamo, diciamo, dei soldi con cui coprire dei buchi. Ora, dal mio punto di vista, si tratta di un utilizzo non appropriato, ne parlerò meglio dopo, di questi fondi straordinari, poiché con questi fondi straordinari andava fatta un'operazione straordinaria in città di investimento e anche di risanamento di alcuni costi prodotti da infrastrutture obsolete. È evidente però che un'applicazione della TASI avrebbe potuto comportare un aggravio della fiscalità. Ma su chi? Su tutta la popolazione? Abbattere e azzerare la TASI ha significato per l'amministrazione compiere uno sforzo uguale per tutti? Non lo so, perché credo che invece sia stato fatto un regalo ai ceti medio-alti e tutto sommato ai ceti medio-bassi abbiamo risparmiato quelle 70, 80, 100 euro annuali che potevano comunque essere abbattute con una franchigia prevista dall'amministrazione. Quindi a mio avviso si è andato a infrangere quanto dice la nostra Costituzione all'articolo 53, lì dove cioè si ricorda, e prendo perché a memoria non riesco a citarlo, lì dove cioè si ricorda che in pratica si concorre alle spese dello Stato in maniera proporzionale rispetto alle proprie capacità. Quindi qui in pratica si è fatto un grosso favore a chi avrebbe potuto concorrere in buona misura alle spese della nostra amministrazione, che in questo caso sono i cosiddetti servizi indivisibili, e si è fatto un regalino da mancia invece ai ceti medio-bassi. Si poteva operare a nostro avviso in un altro modo, non rinunciando totalmente alla TASI e mettendo mano invece a delle simulazioni che orizzontalmente riprogrammassero l'imposizione sui ceti, soprattutto medio-bassi, in maniera tale che la somma delle tre tassazioni, TASI, TARI e IMU, potesse rispettare il principio di progressività dell'imposizione, che a mio modo di vedere modesto rimane ancora un principio democratico. Ora, dividere, si diceva, ricordava Aristotele e il collega Massari in commissione, io ricordo anche che Don Milani ha ripreso questo concetto, qui ci troviamo davanti al dividere in parti uguali tra disuguali. Certo, il regalo verrà fatto a tutti quest'anno e il prossimo. Io non nascondo che ci sono degli aspetti positivi in certi sgravi. Mi domando se quello che è stato previsto per il centro può bastare per rianimare il centro. È evidente che però si tratta di un passo importante. C'è qualche altra cosa che con quei fondi straordinari si è andata a coprire? Una sottostima di incasso dell'IMU che io, sicuramente non comprendendo fino in fondo la manovra, arrivo a definire come franchigia evasione fiscale, un premio per i furbi. Perché se è vero, come alcune voci mi hanno raggiunto e mi hanno suggerito, che l'incasso reale per il comune dell'IMU 2013 è di 17 milioni, non si capisce in virtù di che cosa si sia fatta una sottostima di 15. Perché mettere da parte questi 2 milioni e non investirli subito in una manovra perequativa dal punto di vista dell'equità sociale di cui parlavo prima? Il giudizio quindi ha, dal nostro punto di vista, e a luci e ombre, molte ombre soprattutto sul piano di quella giustizia sociale che invece viene vantata oggi adducendo l'azzeramento della TASI come fiore all'occhiello dell'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Lacco.